Sì, bravo, non è che poi... Allora, questo punto qua... Dunque, adesso voglio spiegarvi molto brevemente, anche perché come già stato detto, sopra c'è una mostra che ci aspetta. Cos'è il Museo Under 14? Io sono sicura che gran parte di voi avete già avuto modo di leggerne sulla stampa cartacea, ma anche su quella online. Il Museo Under 14 in realtà si presenta con una duplice valenza. Cosa significa? Significa che è sì una raccolta di opere, oltre 2.400 opere di ragazzi, principalmente delle scuole medie, ma è una raccolta che si presenta anche come uno strumento comunicativo ed espressivo che permette appunto ai ragazzi che hanno creato questi disegni, queste sculture, insomma, queste opere d'arte, di esprimersi, di venire fuori e quindi di emergere, di far emergere i propri stati d'animo. E non a caso vi raccontava il professor Panariello che i ragazzi attraverso questi laboratori manuali hanno comunque fatto dei grandi passi in avanti, non solo a livello didattico, anche parlo ad esempio di superamento di problemi come il bullismo, la timidezza, la difficoltà nel rapportarsi con i compagni di classe. Quindi questo è un grande merito che va sicuramente dato al professor Panariello nell'aver rischiato, nell'aver creduto in un progetto che, come già stato detto all'inizio, in Italia è assolutamente nuovo. Vorrei poi precisare che appunto il nome del professor Panariello qui in ambito pagolese non è sicuramente nuovo, perché dal 76 all'86 il professore ha insegnato educazione artistica in tre delle nostre scuole pagolesi, cioè la Plinio Vecchio, la Gramsci e la Padova di Tasso. E come già stato detto dal dottor Guarino, durante questi anni ha raccolto le opere dei suoi alunni antevanendo l'esigenza della platea scolastica a quelli che erano appunto gli schemi dettati dal Ministero. Con questo cosa voglio dire? Che il professor Panariello, anche rischiando il posto di lavoro e creando una situazione anche di difficoltà tra i suoi colleghi, ha fatto una cosa completamente innovativa che negli anni in cui lui l'ha fatta in Italia non la faceva e attualmente non la fa nessuno, cioè l'autonomia scolastica. Cosa significa? Significa mettere a parte il programma trattato dal Ministero, mettere a parte i libri di testo che per quanto possano garantire l'edizione però sono sicuramente obsoleti e molto più monotoni e noiosi rispetto ad una lezione di pratica. Quindi il professore prendeva i suoi alunni e li portava nei laboratori, laboratori di ceramica, laboratori di disegno, laboratori pratici attraverso i quali appunto i ragazzi riuscivano ad esprimersi. E questa è una cosa oltre che innovativa, penso, molto importante. Voglio invitare un attimo il professor Panariello avanti, perché appunto con questo dibattito è previsto anche un breve confronto con l'artista e quindi gli farò alcune domande. Io prima di rispondere alle tue domande vorrei che venisse qui vicino a me Francesco Sorello, che è il presidente dell'associazione Flegrea Park. No, non è meritatamente, perché è il merito suo che mi è venuto a trovare alla mostra al PAN e ha detto: bellissima mostra, io non lo conoscevo, me l'ha presentato la mia segretaria, perché io nel piccolo ho una segretaria che mi aiuta nel lavoro quotidiano. E quindi praticamente lui ha detto: ma questa mostra perché non la portiamo a Bacoli nella rassegna, nell'ottava rassegna bussate alle porte di Ghinferi? Io ho detto subito di sì, perché conoscevo già il territorio. Adesso ti passo la parola a te, perché tutto quello che posso dire, tanto il nome Panariello è stato già nominato 20 volte, è troppo. Buonasera a tutti. Sì, sono contento anch'io, come è successo tutto per caso e adesso con soddisfazione, ora che stiamo inaugurando la mostra. Sono felice che questa mostra ci sia qui e che noi ne stiamo parlando e la vedremo insieme. Perché una mostra, come già stato detto e non vorrei ripetere concetti già espressi, è una mostra che quando la si guarda prende l'anima.
quei coloni, quelle forme, quei disegni sono tutti segni di piccoli uomini e piccole donne che poi sono diventati uomini e donne e che attraverso noi che li guardiamo adesso e coloro che li vedranno nel futuro faranno la storia dell'uomo, questa è la... E poi la faranno in un luogo a partire o comunque passare attraverso un luogo, questo della, del complesso borbonico del Vanvitelli, che proviene dal passato, questo è, la, è quel filo blu che in effetti ci conduce nel nostro vivere quotidiano, insomma, legandoci tra passato, presente e futuro. Detto questo, sono anche contento come Freddea Park di aver portato qui Pippo Panadello. Faremo altre iniziative nel corso anche del mese, già del mese di aprile, poi maggio. Porteremo qui altre due mostre in cui abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di darci il patrocinio morale in modo tale che possiamo essere ospitati qui grazie all'amministrazione appunto e mettere diciamo ancora una volta in mostra opere dell'ingegno umano. Nelle prossime mostre parleremo invece di fotografia, però il filo blu che lega tutti questi avvenimenti è la cultura e l'ingegno umano, insomma la vocazione creativa dell'uomo. Tutto qui, insomma, ringrazio soprattutto i presenti, oltre all'amministrazione che ci dà questa possibilità, ma i presenti per l'attenzione che hanno mostrato e la sensibilità nel venire a vedere queste opere. Buon lavoro a tutti, buona giornata. Forse partiamo una domanda più facile, Pippo, partiamo una domanda facile. Dove, quando e soprattutto come ti è venuta questa idea del Museo del Quartoggi? Già abbiamo detto varie volte, ma c'è un'iniziativa inusuale, azzardata, anche rischiosa. Ci vuoi parlare dell'inizio di questa avventura? Senz'altro, perché è molto semplice. Allora, io amo l'arte. Il mio sangue è fatto di arte. Qui oggi, stasera, ci sono pochi alunni miei. A Panna ce n'erano molto di più. Non lo so, l'ho fatta più vicino alla mostra, pensavo di trovare più persone. Ma tanto la mostra chiude il 25. E sicuramente, cominciando da domani, domenica, perché io farò la chiocciola, tutti i giorni starò qui. Aprirò io e chiuderò io, perché sicuramente qualcuno chiederà qualche cosa e io risponderò. Quando è nata questa... Io ho incominciato a 70.000 lire al mese alle scuole mie napoletane. Fui chiamato dal preside Perrone, che adesso è il presidente della FIE, sta a Roma, e andai a incominciare a fare il professore di educazione artistica. E ogni volta che io entro in una classe ho vergogna, sono molto timido e soprattutto ho paura. Però poi quando parlo con i miei ragazzi all'impiedi, io non mi sono mai seduto sulla scrivania, riesco ad allacciare con loro un feeling molto particolare, perché la cosa che più mi interessa è che loro non hanno timore del professore. Anzi, è vero Salvatore, io sono sempre stato un amico soprattutto. E quando ho incominciato a parlare dell'arte, loro è come fosse stata la prima volta che sentivano, non lo so, Monet, Renoir, grandi impressionisti, ma poi anche più in là, insomma, Van Gogh, e ci siamo emozionati, soprattutto quando guardavamo dei film, no? Riguardo a questi grandi artisti. E quando poi, dopo poco tempo, loro hanno incominciato a lavorare, io ho guardato le loro opere e non potevo buttarle via. E quindi ho chiesto loro se me le potevano regalare. Perché, professore, che ne fate? Un giorno farò un museo. Un giorno farò un museo della vostra memoria dell'adolescenza. E ti devo contraddire, non è in Italia, ma in tutto il mondo, in tutto l'universo non c'è un museo. Ma adesso come sono modesto, no, non c'è un museo della memoria storica dell'adolescenza. Tu pensa un attimino, fra 100 anni questi ragazzi saranno nonni,
che porteranno i loro nipoti. Guarda che popolazione ci hanno e ci avrà questo museo. Ma questo museo è un'anticamera della scuola, non è lontano della scuola, perché non deve essere un luogo per appendere i quadri, no, deve essere un luogo dove c'è un fervore, un'elettricità, dove i ragazzi si sentono a casa e possono esprimersi, ma soprattutto con una libertà che nemmeno noi adulti conosciamo. Quelle opere che dopo andiamo a vedere sopra è il risultato di questa libertà. E i ragazzi, i miei ragazzi, ce l'hanno, però sono sicuro anche che quando poi mi hanno lasciato, pian piano la perdono. Non lo so perché. Quindi l'ho incominciato così, per gioco, per scherzo. Non pensavo veramente di arrivare a una collezione di 2500 opere. Mia moglie mi vorrebbe picchiare. Tipo, un'altra domanda. E poi basta perché... Poi basta, poi vediamo il video. Allora, tu prima hai parlato di un grande entusiasmo, di un grande feeling con i tuoi alunni. Volevo però capire se questo entusiasmo è stato condiviso dai genitori, degli alunni, e se questo museo del 14 ha provocato comunque delle reazioni positive o negative che siano tra i tuoi colleghi. Sarebbe troppo presuntuoso da parte mia poter rispondere come un genitore. Però se mi permette il signor Sabatano, può venire un attimo qua. Può condividere quello che ha detto. Sì. Ecco, lui, il papà di Salvatore, è uno degli operatori culturali, artistici. Buonasera. Allora, risponda lei a questa domanda che ha fatto la signorina Rosi. Allora, lei ha detto, i genitori non sono entusiasti, condividono quello che lei ha fatto con i propri figli. Io appunto volevo essere... Questo non saremo qua. Ho portato lui per... Lui ci ha fatto un'altra dimostrazione a Napoli. Sì, è stato presente al PAN. Quindi... E anche lei è stato presente. No, chiaramente. Ah, era sì, bene. No, diciamo che tutto sommato noi cerchiamo di seguire i nostri figli nel migliore dei modi, sperando che poi loro se lo porteranno. Come diciamo, si vede, no? Le cose belle che fanno, le cose... Oddio, stiamo qua per loro. Allora la ringrazio signora. Io conosco molti genitori e mi seguono, hanno seguito, forse mi seguiranno sempre. Quindi io non voglio essere, come dicevo prima, presuntuoso, però sono sicuro che loro sono soddisfatti, perché poi le opere parlano e hanno anche gli occhi le opere. Non soltanto le orecchie che sentono, diciamo, una persona che va vicina e sussurra, ma no, guarda quanto è bello. No, io penso che le opere abbiano anche occhi e sanno guardare, sanno sentire e sanno rispondere. Grazie. Sì, adesso vedremo un video che sarà proiettato su questo telone alle mie spalle, che racchiude un po' l'essenza del Museo del 14, quindi ci prestiamo un attimo a chiudere le finestre e poi vedremo questo video. Allora, prima di vedere il video, io sono stato l'unico che non ha ringraziato né il sindaco né l'assessore. Invece lo devo fare perché me lo sento di fare. E spero che qualcun altro possa... Io stavo dicendo prima una cosa. Mi ha telefonato una giornalista, diciamo, del territorio, che scrive sia sulla BAB e sia sul Mattino, e avevo fatto una considerazione. Anche perché noi in questo preciso momento stiamo vivendo una fase politica, storica, veramente incredibile. Mi sembra che tutti quanti noi siamo alla mercé dei politici. E questo non è bello. Perché in democrazia il popolo ha una voce molto importante, però sono diversi tempi, diversi anni,
che il nostro paese, della nostra voce, non se ne frega proprio. E nel mio piccolo ho detto a Tonia, si chiama Tonia Animatola, che sembra strano, noi soprattutto al sud possediamo un forziere pieno di monete d'oro. Queste monete d'oro potrebbero servire a tutti quanti noi per migliorare la nostra vita, però non siamo capaci di trovare la chiave, o perché ci annoiamo, o perché ci scocciamo, o perché non vogliamo far vedere a un altro che noi siamo capaci anche di fare la ricerca del tesoro. Noi abbiamo un forziere, questa struttura, no, così bella, bellissima, mi permetta signora, potrebbe diventare ancora più bella, ancora più preziosa. E la cultura, come diceva anche la nostra Rosy, è quella che può ripagarci di tutte le soddisfazioni, però la cultura è come quel contadino che si alza alle 4 di mattina e va ad arare il suo porticello, il suo campo, e vede il risultato dopo 6 mesi, dopo 5 mesi, e se ha arato bene, raccoglie bene. Beh, la cultura è l'unica manifestazione dell'uomo che non può dare subito, ma se viene gestita bene, dà dei grandi risultati. Come dicevo prima, il mio sogno, prima di andarmene, non lo so, sulla via del tramonto, è quello di realizzare questo museo. E questo museo non è soltanto la ricerca, la programmazione, la soddisfazione personale, ma è la risposta di regole che oggi noi non abbiamo più. Perché pensate un attimino, ognuno di voi, come viene eseguito un disegno? Quali sono le fasi? Corrispondono esattamente a un comportamento di vita. In quei disegni io ho insegnato le regole della vita. Quindi non mi fate la domanda se i miei alunni sono degli artisti, non mi interessa. E non mi interessa nemmeno se hanno seguito la scuola d'arte, ma mi interessa soprattutto che sono diventati degli uomini liberi, degli uomini pensanti. Grazie.